La Keller salva, il giudice ha accolto l'istanza per l'amministrazione straordinaria della fabbrica di Villa Cidro e ora si torna a sperare nel rilancio dell'attività. Sentiamo Rossella Romano. Il Tribunale di Cagliari ha deciso amministrazione straordinaria per la Keller. Cosa significa per il futuro adesso dell'azienda? Amministrazione straordinaria, diciamo che la prima fase comporta un lavoro intenso nei primi 30 giorni per presentare delle prospettive concrete di soluzioni positive dell'amministrazione straordinaria. Che cosa concretamente succederà per i lavoratori? Beh, per i lavoratori in questo momento cambia poco, nel senso che dal punto di vista strettamente giuridico loro sono licenziati, però è anche vero che se l'azienda dovesse riprendere le possibilità produttive, per loro rimangono tutte aperte le possibilità di essere riprese e di ricominciare a lavorare come prima. Se si pensa che si era un passo dal fallimento, perché poi il concordato preventivo di fatto è stato revocato con questa sentenza, diciamo che oggi abbiamo salvato una possibilità concreta che l'azienda riprenda. Adesso è il compito della politica e del commissario di individuare le possibilità per una ripresa e per salvare 280 famiglie.